Ciao a tutti ragazzi, questa è una delle ultime partite prima di Natale e infatti domani sera in live reaction magari mi metto qualcosa di carino, un maglioncino natalizio della Juve e a tal proposito, sapete bene, Natale viene immediato pensare ai regali e quindi un regalino per voi ce l'ho anch'io, poi parliamo della conferenza stampa di Genoa Juventus. Vai! La settimana scorsa vi ho parlato dell'iniziativa attiva sull'app di Socios.com, che sono i creatori dei fan token, dato che durante queste feste natalizie vorrebbero vedere realizzati i vostri sogni legati al calcio. Io, come vi dicevo, ho un desiderio da sempre, cioè incontrare, conoscere, fare una folta e due chiacchiere con Alessandro Del Piero. Sarebbe veramente meraviglioso. E Socios.com vorrebbe sapere anche i vostri sogni. Quindi vi lascio semplicemente qui sotto in descrizione il link per scaricare l'app, inserire il vostro sogno legato al calcio e poi incrociamo tutti insieme le dita affinché possa realizzarsi. Insomma, non vi costa niente, anzi, avete la possibilità di guadagnarci pure qualcosa. E il giorno in cui farò la foto con Del Piero, ricorderemo tutti insieme questi momenti. Ti fate per me e io ti farò per voi. Devo dirvi la verità, della partita si è parlato poco, se non niente, un paio di riferimenti qua e là, però tanti argomenti di discussione, anche interessanti se vogliamo in alcuni punti. Ci sono state le conferenze stampa che non mi hanno lasciato niente, non che questa lasci chissà che cosa, però si sono toccati alcuni temi, quindi parliamone insieme. Allegri dice: atteggiamento? Siamo coscienti della partita che andremo a affrontare, visto che il Genoa in casa ha numeri importanti. Poi domani andiamo ad analizzare anche queste cose qua. Sono una squadra aggressiva che gioca anche un buon calcio. Gilardino sta facendo un ottimo lavoro. Troveremo tre ragazzi cresciuti nella Juve come Dragusin, De Winter e Vogliacco. Bisognerà fare una partita completamente diversa dalle ultime tre, cioè Monza, Napoli e Inter. L'obiettivo dei punti personali non conta niente. Ricorderete che la settimana scorsa Allegri parlava di migliorare quello che era stato il girone d'andata della Juventus dal punto di vista del rendimento. L'obiettivo della squadra è quello più importante. Domani sappiamo delle difficoltà della partita, ne mancano 4 al termine del girone d'andata, poi faremo le nostre valutazioni. Genoa, Frosinone, Roma, Salernitana. Queste sono le quattro che andranno a concludersi già nel 2024, perché con la Salernitana giocheremo in gennaio. Per quanto riguarda Rabiot sta bene, perché si era allenato a parte in settimana, però abbiamo un giocatore infortunato che starà fuori quasi un mese dalle tre alle 4 settimane, ed è Moise Kean. Infatti Allegri dice: Kean abbiamo deciso di fermarlo per via di quel famoso problema alla tibia che abbiamo portato avanti. Lui è stato molto bravo nell'allenarsi e soffrire, anche con dolore. Ma è arrivato il momento di fermarlo per 3-4 settimane per risolvere questo problema. Ricorderete che c'era già stato questo discorso e a quanto pare Ken non ha recuperato, anzi, ora è costretto proprio a fermarsi per un mese, quindi sicuramente qualcosa di importante. Gli altri sono tutti a disposizione tranne De Sciglio, che con l'anno nuovo verrà riaggregato alla squadra. Weah è a disposizione, domani sarà dei componenti della rosa che andranno a Genova. E poi c'è una domanda su Chiellini e Bonucci ed è molto interessante, questo è uno dei punti interessanti, proprio perché ne ho parlato in settimana. Già la settimana scorsa avevamo iniziato a parlare di Chiellini e Bonucci e sono tornati fuori questi due argomenti in questa settimana. L'avevo un po' gufata, l'altro giorno ho detto Bonucci ha visto i video e ha voluto rispondere. E se l'altro giorno vi parlavo di una sorta di frecciatina di Bonucci nei confronti di Allegri, oggi ho sentito una doppia frecciatina di Allegri nei confronti di Bonucci e probabilmente non solo, ve la spiego. Allegri dice: Giorgio è un ragazzo intelligente, ci siamo sentiti dopo il suo addio al calcio. Ha fatto una carriera straordinaria ed è inutile continuare a fare i complimenti per quanto fatto. Ora ha finito un pezzo della sua vita e ne inizia una nuova. Dovrà decidere cosa voler fare in futuro. Ha tutte le caratteristiche per interpretare diversi ruoli. È un percorso diverso. Quando un giocatore finisce la carriera in campo, deve ripartire da zero e rimettersi in discussione, ma lui ha tutte le qualità per fare quello che vuole. Quindi parole e musica, altro che bastone e carota, qua carote, 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 anche un po' di cioccolata, se vogliamo, proprio de delle vere e proprie carezze, delle coccole nei confronti di Chiellini, che ha finito la carriera da calciatore e inizierà una nuova carriera dove dovrà rimettersi in gioco, ripartire da zero, ma Chiellini ha tutte le qualità per farlo. E poi gli chiedono di Bonucci, che vorrà fare l'allenatore, e dice: Bah, Leo non lo so, penso sia la sua intenzione quella di fare l'allenatore, gli auguro il meglio per quando smetterà di giocare. Magari avrà le qualità e la possibilità di allenare. Quando i giocatori smettono inizia una nuova vita e i mestieri sono completamente diversi. Non è un'equazione matematica, sono cose diverse, poi sono stimolanti. Se uno è intelligente e ha le capacità per farlo, può e deve iniziare un percorso diverso.
Giorgio è straordinario, ha tutte le qualità per farlo, un ragazzo intelligente, sicuramente ce la farà, tutto quello che vuole. Bonucci, ma se uno ha le qualità, però che sappia che se parte da zero, che è tutto diverso, non c'è un'equazione, bisogna mettersi in gioco. A me questa è sembrata una vera e propria frecciatina, non nel vero senso della parola, però è evidente come, affrontando lo stesso argomento, cioè calciatori che smettono di giocare e che quindi devono rimettersi in gioco e fare qualcos'altro, da un punto un giocatore, anzi più un uomo, perché qua dobbiamo parlare di rapporti umani, un uomo come Chiellini che ha avuto sempre un ottimo rapporto con Allegri, così un altro, un giocatore, un uomo come Bonucci, in cui c'è sempre stato questo tira e molla, possiamo parlare di rapporto amore-odio, dallo sgabello all'addio, al ritorno, la fascia che non te la do, e poi escluso, e l'addio quest'estate, sempre stato un po' così, con Bonucci, due personalità forti, no? Allegri e Bonucci, una lettura completamente differente. Mi è sembrato molto netto e molto evidente questa cosa, fatemi sapere nei commenti se anche voi pensate la stessa cosa, e tanto che ci siete magari lasciate pure un mi piace o un'iscrizione a questo video. All'inizio di quest'estate sarebbe stato molto difficile immaginare questa classifica. La Juve è partita sapendo dei propri limiti e lavorando molto, costruendo e diventando squadra. Lo siamo diventati, ma non basta perché mancano ancora 4 partite al termine del girone d'andata. Pidi per terra ed equilibrio, perché nel calcio anche un risultato storto può cambiare la visione del futuro. Da noi questo non deve succedere, anche perché quei momenti lì vanno saputi gestire, poi sarebbe bello non averli. Non bisogna pensare a quello che sarà, anzi noi dobbiamo pensare a Genova domani, perché è uno scoglio, e poi qua si mette a ridere e dice perché a Genova non ce la sa, abbiamo solo scogli. Vabbè, solite metafore da uomo di mare come Allegri. Poi vedremo, cercheremo di fare più punti possibili fino al termine del girone d'andata, che potrebbe farci vedere le cose in modo diverso. Soprattutto, ripeto, uno dei primi 4 posti in Champions, perché questo fa parte del nostro percorso. Abbiamo tirato fuori il violino anche per oggi, molto molto bene, ma ne ero consapevole, tutti i giorni prima delle conferenze vado a lucidare il violino pronto per essere utilizzato. Noi sappiamo che in questo momento l'Inter è la favorita, sono stati costruiti per questo, lo hanno detto loro, credo anche il presidente Zhang alla cena di Natale. Non ne ho idea, non mi sono informato sinceramente sulla cena di Natale dell'Inter. Il loro obiettivo è la seconda stella, e cioè quello di vincere quest'anno. Noi abbiamo un percorso diverso, con giocatori che stanno facendo bene e di cui sono molto contento. Non bisogna accontentarsi, ma lavorare per migliorare. Dico un passettino alla volta, perché giochiamo una partita alla volta. E in una partita non vinci o perdi un campionato, dato che non è una partita secca da 90 o 120 minuti. Il campionato è un percorso da giocare con equilibrio e serenità in vista dei momenti difficili. Noi pensiamo a noi stessi, continuiamo a lavorare e soprattutto non ci accontentiamo. Il classico velocità di crociera che Allegri ha sempre citato quando parlava del campionato, un po' rielaborato e un po' aggiustato. E poi una domanda ad Allegri sul significato del risultato di 1-0, se si sente rappresentato da questo risultato, se è il risultato che preferisce. Perché? Perché in questo momento Allegri e Ancelotti hanno il record di 1-0 in Serie A da quando c'è l'epoca dei tre punti, ben 75 1-0 a testa, e Allegri con il prossimo 1-0 diventerà in solitaria l'allenatore con più 1-0 nella storia della Serie A. So che sembra un meme, è quando la realtà supera la fantasia. Siamo qua. E Allegri dice, il risultato perfetto sarebbe 3-0 per soffrire di meno, poi se facciamo 1-0 va bene anche questo per portare a casa i tre punti. E sul significato totale e globale di questa frase io sono d'accordo, perché l'1-0 e il 3-0 fanno tre punti sempre e comunque. L'1-0 è un risultato che non si butta via, perché ti garantisce una vittoria, ti garantisce una classifica, ti crea delle situazioni positive. Poi che Allegri ami 3-0, ecco, io da questo punto di vista faccio un po' fatica, no? A inserirmi. Perché? Perché tutte le volte che vedo la Juventus andare sull'1-0 mi dà molto meno sensazione di voler cercare il gol piuttosto che quando è 0-0. Poi saranno considerazioni mie, saranno considerazioni di tanti, sarà la verità, sarà una bugia, non lo so. Fatto sta che Allegri domani potrebbe diventare l'allenatore con più vittorie per 1-0 nella storia della Serie A. Lo è già, insieme ad Ancelotti potrebbe diventarlo in solitaria. Detto questo, domani è la più difficile, proprio perché è quella di domani. Vecchio cuore. La Juve ha sempre fatto fatica a Genova. A Genova, mi ricordo una volta che non facemmo in tempo ad entrare in campo, che perdavamo 3-0 in 20 minuti. In realtà mi pare che fosse entro mezz'ora, era il 2016-2017, e sono andato a vedere la 14ª giornata d'andata, domani sarà la 16ª,
Ed era il 27 di novembre, domani sarà il 15 di dicembre. Quindi a livello temporale diciamo che bene o male siamo lì, stiamo attenti. La Juve ha sempre fatto fatica a Genova, dice Allegri. Ricordatevi questa frase, perché dice: se a Genova impatti male la partita diventa difficile ribaltarla perché è una tifoseria che spinge, uno stadio con la palla sempre in gioco, bisogna prepararsela, mettersi a ritmo loro, poi far scendere in campo le nostre qualità. E già qua si presuppone che la Juventus domani farà una partita non proprio eccezionale. Quando Allegri parla di questa cosa, cioè mettersi al loro livello e poi far scendere in campo le nostre qualità, solitamente non sono mai delle partite indimenticabili. Ecco, diciamo così. Speriamo che possa essere qualcosa di diverso domani. Quando Allegri dice che la Juve ha sempre fatto fatica a Genova, mi sono documentato un po' sui numeri sul sito della Juventus, quindi un organo ufficiale. E sul sito della Juventus c'è scritto: la Juventus è la squadra che in Serie A ha vinto più volte di sempre in trasferta a Genova con il Genoa. Quindi non è vero che la Juve ha sempre fatto fatica con il Genoa. È la squadra migliore in assoluto nella storia della Serie A per il rendimento di questa cosa. Magari con Allegri, nell'avventura di Allegri, nelle volte in cui Allegri, l'allenatore della Juventus, è andato a giocare contro il Genoa e domani sarà la nona, l'ottava volta in carriera per Allegri a Genova sulla panchina della Juventus. Quindi quella è la sua esperienza personale, che ritorna un po' al discorso del DNA. Quando Allegri parlava del DNA, quando vi ho parlato del DNA, quello è il DNA che ha portato Allegri, che non significa che sia sempre stato quello della Juve, sono dei concetti differenti. Perché dire che la Juve ha sempre fatto fatica a Genoa non è vero. Anzi, sono tutte le altre squadre che hanno fatto molta più fatica della Juve. E poi dice: il fatto che Ancelotti mi abbia messo con lui e Mourinho nell'etichettare gli allenatori un po' più, diciamo così, stagionati piuttosto che quelli nuovi, dice Allegri, per me è un onore. Carlo è l'allenatore più vincente del mondo, credo, oddio, non so, a livello di titoli, però sicuramente siamo molto molto in alto. Mourinho lo dimostra anche con la Roma, che è sempre stato criticato, ma ora la Roma è al quarto posto. La lotta con i giovani, giovani nel senso di allenatori giovani, ci sono tanti giovani bravi che devono per forza far carriera, perché i più anziani prima o poi andranno sostituiti. Noi pensiamo a difenderci bene, per come interpretiamo il lavoro. Ho sempre sentito dire dai più anziani con esperienza che non c'è un metodo vincente. Puoi far tutto durante una stagione e vincere, come non far niente e vincere, o tutto il contrario e perdere. È difficile, nessuno può avere la verità sul calcio, ci sono troppe variabili. Parto col dire che non ho sentito questo discorso di Ancelotti, ma sinceramente immaginare che ci possa essere una lotta anche ideologica, a distanza, con le nuove generazioni è qualcosa che non mi piace per niente. Non ha senso, quindi non ho idea di Ancelotti cosa volesse dire, non ho ascoltato le sue parole, l'ho imparato oggi, quindi andrò sicuramente a recuperarmelo. Però qua Allegri dice una cosa molto importante, cioè che nel calcio non c'è una sola verità, ci sono troppe variabili, nessuno potrà mai avere ragione sul calcio. E allora aggiungo io, predicare bene, ma poi razzolare male, perché tante volte Allegri è andato a difesa del suo metodo di lavoro e ci mancherebbe altro, però facendo capire che per lui quello è l'unico modo per raggiungere gli obiettivi, o comunque l'unico suo modo. E tante volte quando provo a esprimere un concetto che, torno a dire, avessi detto una volta nella mia vita la Juve gioca male, deve giocare meglio. Una frase per me priva di significato, bisogna capire in che modo migliorare, che cosa migliorare, qual è il problema, qual è la cosa da aggiustare, questi sono i discorsi da fare. E tante volte mi trovo a sentire dire invece che no, questo è l'unico modo. Tante volte quest'anno ho sentito che questo è l'unico modo per questa Juve di fare punti. No, e lo dice Allegri. È difficile, non c'è una sola verità sul calcio, ci sono troppe variabili, non c'è un solo metodo vincente. Questa è una bugia. Questa è una bugia. Che la Juve possa fare punti solo in questa maniera, questa è una bugia. Parole e musica di Massimiliano Allegri, concetto che condivido al 100%. Poi, predicare bene e razzolare male. Ken starà fermo un mese e questo aiuterà Yıldız ad avere più spazio. Sta crescendo come tutti gli altri ragazzi. Poi dice: non è che questo è un turno di vantaggio per noi. Le partite vanno vinte sul campo. Ogni partita è difficile. È un campionato molto equilibrato e lo dimostrano i numeri che la scorsa settimana avevo detto. Vi ricordate che la scorsa settimana avevo detto: non ho capito niente di quello che ha detto Allegri, ha parlato delle prime 8, delle successive 12, 17 punti in più nella somma delle prime 8. Non si era capito niente.
Oggi è tornato sul concetto, ha provato a spiegarlo e dice che le 12 squadre che vanno dal 9° al 20° posto hanno fatto molti più punti di quanti non ne avevano fatti l'anno scorso. Significa che vincere le partite è molto più difficile e complicato per Allegri. Noi dobbiamo fare dei punti per stare nei primi 4, lontani dal 5° posto e rimanere in quella posizione. E dato che io sono uno stronzone mega galattico, sono andato a prendermi le tabelle dei punti dell'anno scorso alla 15ª giornata e di quest'anno alla 15ª giornata. Fermo restando che la Juventus non era 8ª perché ci sono stati punti di penalizzazione e quindi era tra Milan e Lazio al 3° posto, sono andato a fare la somma e quindi le prime 8 l'anno scorso avevano fatto 243 punti e quest'anno 224. Le successive 12 l'anno scorso 171 e quest'anno 184. Quindi è vero che l'anno scorso quelle sotto avevano fatto meno punti e quest'anno ne hanno fatti di più, quindi probabilmente è più complicato andare ad affrontare quelle squadre lì perché hanno fatto più punti. Però è anche vero che allora quelle davanti ne hanno fatti meno. E ci sono 13 punti di distanza tra le ultime 12 e ci sono praticamente 20 punti tra le prime, il che significa che le prime invece stanno andando a rilento rispetto all'anno scorso. E infatti guardate un po' la bagarre della Champions di quest'anno rispetto a quella dell'anno scorso, e stiamo parlando di 6 punti di differenza totali, 414 l'anno scorso contro 408 quest'anno, quindi ci sono meno punti quest'anno, probabilmente ci sono stati più pareggi che hanno fatto perdere un po' di punti, quindi questa è una cosa che secondo me non ha senso sottolineare, evidenziare, è più difficile fare punti, no, se vogliamo è più difficile fare punti contro le ultime 12, è più facile fare punti contro le prime 8, ecco questo è quello che ci dice questa statistica che ha citato Allegri, che secondo me è anche abbastanza folle, perché vuol dire tutto e vuol dire niente. Ogni partita, l'ha detto Allegri stesso, va vinta sul campo ed è difficile. Quindi questa roba, secondo me, c'entra poco ma non nulla, però per correttezza, per completezza, vi ho riportato anche questo dato qua. Allegri poi dice: per quanto riguarda gli attaccanti sono molto contento. Nelle ultime 3 partite soprattutto Dujan ha fatto delle buone partite tecniche. Poi ha sbagliato un rigore, ma tecnicamente ha fatto delle buone partite. Sta migliorando molto ed è in una buona condizione fisica e mentale. Magari domani può fare gol. All'inizio i gol di Chiesa e Vlahovic hanno fatto sì che la Juve facesse un bel po' di punti. Poi fortunatamente sono arrivati i gol dei centrocampisti e dei difensori, che hanno buoni numeri quando vanno in area. Dobbiamo continuare così. L'importante è l'atteggiamento, soprattutto gli attaccanti che corrono molto, danno pressione e questo ci permette di difendere meglio come squadra. Ora, non sono d'accordo sull'affermazione che Vlahovic abbia fatto delle buone partite dal punto di vista tecnico e che ci sia una crescita mentale in questo momento. No, non sono d'accordo, ma credo che nemmeno Allegri lo sia e credo che sia il modo di Allegri di spronare Vlahovic in un momento in cui è il titolare per forza di cose, perché anche Kane è fuori per un mese e quindi l'alternativa è semplicemente Milik. Quindi questo è il modo di Allegri di caricare, di pompare, di dare quella carica a Vlahovic dicendogli: no, guarda, in realtà hai fatto bene, stai migliorando, stai crescendo, e quindi questa è una carezza nei confronti di Dusan Vlahovic proprio pubblicamente. La quota scudetto rimane invariata, 90-92 punti più che 86 al momento. Madonna, 90-92 punti, alta, come quota scudetto, veramente molto alta. La quota Champions momentaneamente a 72. Secondo me la quota Champions è meno in questo momento, a 4° posto, secondo me un pochino meno, però poi vediamo, vi ho fatto vedere prima le classifiche di differenza. Miretti si sta allenando bene, sono state scelte tecniche, ora sta meglio, quindi è un giocatore importante per noi. Non sapeva che cosa dire su Miretti, che è rimasto fuori nelle ultime 3. No, non sono sorpreso, ero incuriosito da cosa potessimo fare e ora sono incuriosito da cosa potremmo fare. Abbiamo fatto soltanto 14 partite, in realtà 15, ma poco importa, e 36 punti, ma non bastano a niente. Bisogna lavorare meglio in settimana e preparare le partite. La caratteristica migliore di questa squadra è la disponibilità dei ragazzi l'uno per l'altro. Aprire bene le orecchie, perché qua c'è la seconda bomba, secondo me la prima era quella su Bonucci, un po' più soft. Qua ha proprio preso la bomba atomica e l'ha sganciata su Hiroshima e Nagasaki, perché ha detto: non c'è una prima donna che si vuol mettere con i propri obiettivi personali davanti a quelli di squadra. È un vantaggio straordinario e bisogna continuare così. Attraverso le partite di sofferenza, la difesa da fare e il miglioramento nelle scelte di ultimo passaggio e gestione della palla. Credo che in questo momento anche su questi aspetti stiamo migliorando.
Allegri non le manda a dire, non è che l'ha detta così tanto per, non è che ha fatto un esempio stupido, banale a caso, no, 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 specifico, non c'è una prima donna. Significa che l'anno scorso c'era. Punto di domanda, chi è? Me ne vengono in mente due principalmente, Leonardo Bonucci, a cui era già stata riservata una frecciatina pochi minuti prima, e Angel Di Maria. Perché Angel Di Maria è uno che ha assolutamente messo i suoi bisogni personali davanti a quelli di squadra. Assolutamente. E secondo me Bonucci è un altro di quelli che idealmente lo faceva e spingeva in quella direzione lì. Quindi c'è stata una vera e propria epurazione della Juventus da questo punto di vista. E anche Szczęsny mesi fa aveva parlato di questa cosa ed era passato un po' in sordina, era passato un po' inosservata, adesso sta tornando fuori sia sul campo che nelle parole dell'allenatore. Quindi questa è una vera e propria non frecciatina, questo ha tirato l'arco e tutte le frecce. E questo è un dato di fatto per quanto mi riguarda. Non sono stanco, dice Allegri. Non ho fatto il dirigente. La Juventus ha avuto e ha ottimi dirigenti. Una squadra per ottenere risultati deve avere nella società una base solida. Quando è strutturata bene, dà forza e a squadra e ambiente. La Juventus nei 100 anni di proprietà Agnelli non ha mai fatto mancare questo. Scudetto o non scudetto, noi abbiamo fatto un percorso di crescita e lo stiamo ancora facendo. Serve continuare a migliorare attraverso i risultati che sono quello che contano. Con l'obiettivo, ripeto, principale, che l'anno scorso bisogna tornare a giocare la Champions. E poi Allegri, come sempre, e per me giustamente, ricorda che l'avremmo dovuta giocare anche quest'anno. Non è un risultato mancato, ma l'anno prossimo dovremo tornare a giocarci. E con le solite domande sul futuro di Massimiliano Allegri, con le solite non risposte, perché figuriamoci, sarebbe folle pensare che Allegri vada in conferenza stampa a dire sì, sono stanco, l'anno prossimo mi dimetto, non ci sono più. Ci salutiamo, vi ringrazio per l'attenzione, aspetto le vostre considerazioni e i commenti perché, come vi dicevo all'inizio di partita, cosa si è detto? Dice no, io non se ne è parlato praticamente, si è fatto un recap, si è fatto un discorso un po' generale. Però dei punti di riflessione interessanti, secondo me, ci sono stati nel generale.